E in questa domenica, come anticipato all'inizio e come già abbiamo visto la scorsa settimana con la presenza qui in studio di Luigi Gravina, continuiamo a conoscere tanti personaggi, non solo lo staff di Padre Pio di TV, ma le tante persone che in qualche modo e attraverso vari ruoli si occupano di comunicazione attraverso la Fondazione Voce di Padre Pio. Quest'oggi abbiamo la responsabile dell'area commerciale della nostra fondazione. Maria Grazia Dragano. Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie Maria Grazia, grazie soprattutto perché non è facile trovarsi in uno studio televisivo, soprattutto per chi non è abituato. No, in effetti io non sono abituata. Il tuo lavoro è un altro, soprattutto con le carte, con tutta l'organizzazione, e invece poco col microfono, però diciamo che hai accettato volentieri. Sì, 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 molto volentieri. Ecco. Un'esperienza nuova, quindi non mi spaventa, però mi fa piacere. Vabbè, piano piano. Tanto sì. Qui è una chiacchierata. Noi facciamo sempre finta che ci siamo solo io e te, questo microfono, parliamo. Invece dall'altra parte ci sono i nostri telespettatori che attraverso questo piccolo spazio hanno la possibilità di conoscere, perché dietro dei ruoli ci sono sempre delle persone. E dietro le persone ci sono le famiglie e soprattutto ci sono dei sogni, delle aspettative, sempre molto belle. E noi vogliamo conoscere in questo piccolo spazio. La prima domanda, Maria Grazia, tre parole per conoscerti meglio. Ecco, chi sei? Beh, io sono appunto Maria Grazia, sono mamma di quattro figli, oltre che essere lavoratrice, super mamma. Sono mamma e moglie, insomma, sono mamma di quattro figli, ho quattro splendidi bambini. Dico ancora bambini, sebbene insomma il più grande abbia 19 anni e il più piccino 4 anni, i più piccini perché sono due gemelli, sì, hanno 4 anni. Sono una lavoratrice. E alcuni mi definiscono con un carattere un po' difficile. Io sì, effettivamente mi ci ritrovo in questa definizione. Non sono esattamente, come dire, una persona semplice da gestire. Beh, già che uno si riconosce in quello che... Lo devo fare per forza. Insomma, non sarei credibile se dicessi diversamente. Sono una persona molto, molto curiosa. È una delle mie caratteristiche proprio principali. Sono estremamente curiosa. Sono testarda. E sebbene io dia a volte un'impressione differente, sono una persona molto introversa. Addirittura. Parlo tanto, ma difficilmente parlo di me. Ecco, invece in questo spazio devi parlare di te. Ahimè, ecco perché non volevo venire, però... Sei una persona anche molto esigente, nel senso positivo, cioè ti piace un po' la perfezione, ti piace... Sì, sono vero. Una perfezionista in effetti, sì, effettivamente io non sono mai contenta, difficilmente posso dichiarare o dire, beh questa cosa mi piace, ora sono davvero contenta, l'ho fatta bene. Cerchi sempre la perfezione in tutto. Sì. Non so se adesso sia una qualità, diciamo, però... Vabbè, ma molte volte le parole che ci caratterizzano possono essere positive o negative. Cioè, la stessa cosa di essere, per esempio, curiosa ti può portare poi a scoprire cose che non ti piacciono. Insomma, tutte le nostre caratteristiche possono essere sia positive che negative con la stessa parola, con lo stesso aggettivo. Beh, ragazzi, noi cerchiamo tutta la settimana un po' di buone notizie, perché ormai i TG ci presentano purtroppo soltanto delle brutte notizie, i giornali. E allora in questo nostro programma, che nasce per dare sorriso, nasce per dare un po' di minuti solari a coloro che ci ascoltano e ci guardano, cerchiamo un po' le buone notizie, le scegliamo dal web, dai giornali. Invece la domenica la bella notizia viene dettata dal nostro ospite, in questo caso tu. Qual è la più bella notizia che hai ricevuto? Beh, la più bella notizia che ho ricevuto mi risulta difficile scegliere, perché obiettivamente io sono una persona da questo punto di vista molto fortunata. Ne ho ricevute tante di belle notizie. Il ricordo più recente è quello che mi riguarda poi personalmente, non lavorativamente, quando mi hanno detto che aspettavo due gemelli, perché in un primo momento sembrava ci fosse un solo bambino, e quindi mi ero rattristata un po', perché pensavo insomma che fosse una situazione che non si concludesse in maniera positiva, e quando poi invece mi hanno detto che c'era anche il secondo bambino sono stata veramente molto contenta. Tu hai quattro bimbi, tre maschietti e una femminuccia. Esatto, e li salutiamo. Sì, sì. Li salutiamo. Andrea, già
Andrea, Giacomo, Marco e Monica. E Monica, in ordine. In ordine, sì. Con questo ordine, perciò questa è stata la più bella notizia. Sì, sì. Che mamma stata... sei? Anche lì, anche qui sei molto esigente in questo ruolo, come mamma. Sì, bisognerebbe parlare con i miei figli. Probabilmente se si parlasse con il mio figlio maggiore, direbbe sì, effettivamente, che sono una mamma molto esigente. Io sono una persona ambiziosa. E ho cercato di trasmettere anche a loro, sì. Mi rendo conto che effettivamente i figli non ci appartengono, perché per quanto io possa aver trasmesso loro quelle che erano sia le mie ambizioni, le mie aspettative, hanno un carattere differente. Sono altre persone. Sono altre persone, sì sì. E poi nel corso degli anni ho capito che ogni figlio è differente dall'altro. Io feci l'errore con il secondo figlio di credere che sarebbe stato identico al primo, anche proprio nella gestione, nel carattere. E invece poi mi sono resa conto che già tra il primo e il secondo c'era una grande differenza. Poi adesso che ne ho quattro, mi rendo conto che sono tutti e quattro completamente differenti tra loro. Sai, ecco, approfitto della tua presenza. Proprio nei giorni scorsi una mamma mi ha chiesto, mi è arrivato il secondo bambino, ecco, andiamo al di là anche delle belle notizie, chiacchieriamo tra donne, mi è arrivato il secondo bambino e ho, ecco, delle difficoltà a dare le stesse attenzioni a tutti. Ecco, tu sei mamma di quattro, come fa una mamma a dividersi e a moltiplicarsi per quattro? Come fai a capire chi ha bisogno? Per me è istinto. Per me è istinto, sinceramente. Poi ognuno di loro ha un pregio differente rispetto all'altro, quindi io so esattamente se con Giacomo devo essere più dolce, se con Andrea devo essere più ferma, più dura, se con Marco, che è più sensibile, devo essere più comprensiva. Monica in genere, diciamo, la prendo di petto, ecco, perché è tra donne, ma ha un bel caratterino. Penso che sia la mia degna erede, quindi mi ci riconosco molto in lei, vedo tanta parte di me in lei. Sì, per ognuno poi io ho un atteggiamento differente. È particolare. Bene, adesso parliamo di Maria Grazia Lettrice. Ti piace leggere? Sì. Forse prima di più. Prima riuscivo a leggere un po' di più, sì, però mi piace leggere. È un po' qualcosa che accomuna tutte le mamme. Prima di avere bimbi magari uno si dedica alla lettura, alle cose belle, poi alla fine si rende conto che quel tempo evidentemente lo deve dedicare ad altro. Prima per esempio soffrivo di insonnia, a volte mi mettevo a letto e leggevo proprio per conciliare anche un po' il sonno. Adesso crolli. Adesso dormo prima di entrare a casa. No, prima di entrare in camera da letto proprio. Perfetto. Beh, comunque se ci vuoi raccontare qual è il tuo libro preferito, l'ultimo libro letto, magari l'ultimo libro che è rimasto letto? Me lo ha suggerito una mia amica in un momento veramente poco favorevole. Mi ha suggerito un libro che riguarda la felicità e che ha scritto Roberto Vecchioni. Veramente ha detto che me l'avrebbe regalato lei, soltanto che io, appunto, essendo molto curiosa, lo hai subito non sono riuscita ad aspettare. Sì, e l'ho comprato, ed è il libro di Roberto Vecchioni che si chiama La vita che si ama. Ah, bello. Mi è piaciuto molto perché c'è una descrizione fatta dall'autore molto particolare della felicità. La descrive appunto come uno spiraglio che si trova tipo fra due alberi o qualcosa che comunque troviamo all'interno di noi, non dobbiamo necessariamente cercarla fuori. Possono sembrare parole retoriche, però poi effettivamente è la verità. Bello, bello. Mi hai dato un consiglio, ecco, in questo spazio prendo anche qualche spunto. Ci fermiamo un attimo perché noi abbiamo una pausa, come tu sai la nostra TV si ferma ogni tanto per dare la possibilità a noi di riposare e naturalmente ai nostri telespettatori di avere anche una pausa, e poi torniamo insieme, ti rubiamo in questa domenica altri 5 minuti, va bene? Perfetto, ma ragazzi, grazie. E torniamo nuovamente insieme dopo la pausa, lo facciamo sempre con la nostra graditissima ospite quest'oggi, Maria Grazia Dragano, che è la responsabile dell'area commerciale della Fondazione Voce di Padre Pio, edizioni Padre Pio da Pietrelcina e Padre Pio TV, naturalmente siamo tutti una grande e bella famiglia. Continuiamo, Maria Grazia, ci hai parlato un po' di te, soprattutto di come sei, della tua famiglia, del tuo libro preferito, adesso invece vogliamo andare alla musica. La radio e musica, noi abbiamo voluto in questo programma riportare un po' la musica, le parole della radio all'interno della nostra televisione. Ti piace la musica? Ascolti. Sì, molto, sì. Magari molto. In macchina, l'unico momento. In macchina. È l'unico momento. No, ma anche a casa metto tipo le cuffiette per non sentire nessuno, ecco. Per la serie, io ascolto la musica, voi litigate, perché questo, quando si sono piccoli, poi sì, soprattutto. No, effettivamente, sì, è vero. Ogni tanto le orecchie hanno bisogno di una pausa. Bene, cosa ci proponi questo?
quest'oggi? Vi propongo La notte vola di Lorella Cuccarini. Ecco, tu sei arrivata qui con due, lo diciamo, ecco, dietro le quinte, con due brani musicali. Sì. Hai fatto scegliere a noi, mm-hmm, alla fine tra i due. Abbiamo scelto questa per te. Sì. Appunto, proprio La notte vola di Lorella Cuccarini mi piace tanto perché è un po' datata. È datata, ma effettivamente io non sono giovanissima. No, non volevo dire questo, cioè nel senso che non è comunque recentissimo. È un ricordo che riguarda Maria Grazia adolescente, Maria Grazia ragazza. Mi piace anche, per esempio, non so se si va a delle feste. Sì, è vero, adesso c'è questo, mi piace tanto. Questa cosa di mettere un po' le canzoni magari per ballarle. Sì, anche con i tacchi io se sento questa canzone vado a ballare. Anche perché non qui sono una fantastica ballerina, però vabbè, ci impegniamo. Sì. Ma ragazza, noi ti ringraziamo con questo brano che lo ascoltiamo insieme qui. Volentieri. Così lo proponiamo ai nostri telespettatori. Però non lo balliamo. Balliamo per rispetto a coloro che ci guarda. E invece ascoltiamo insieme e poi così salutiamo. Va bene. Grazie, ma ragazza, perché dicevo non è facile, però è stata una bella chiacchierata. Grazie. La notte vola.